Ciao ragazzi, dato che viaggio spesso in treno, oggi volevo confrontare la Club Executive di Italo contro l'Executive del Frecciarossa. Parto col dire che esistono due convogli Frecciarossa e due convogli Italo. Noi prenderemo i convogli più recenti, cioè Frecciarossa 1000 e Italo Evo. Partiamo dal comfort. Su Italo le poltrone sono veramente comode e di un bel colore rosso, ma a vista d'occhio si vede che su Frecciarossa 1000 le poltrone sono più grandi e più reclinabili, ti ci puoi addirittura sdraiare. Quindi per quanto riguarda il comfort do il punto al Frecciarossa. Passiamo ai pasti che offrono. Sui Frecciarossa sembra di essere veramente al ristorante. Ci sta il menù colazione, pranzo e cena e in più il dessert. Ci sta una vastità di cibo e si mangia con qualità. Mentre l'Italo mi ha un po' deluso perché non sono pasti, ma bensì degli snack normalissimi che puoi prenderli ai distributori. Anche per i pasti il punto va al Frecciarossa. Per quanto riguarda i prezzi, il punto va a favore di Italo perché la Club parte da 109 euro, mentre l'Executive del Frecciarossa parte da 154 euro sulla tratta Roma-Milano. Un altro punto a favore dell'Italo è che c'è un salottino con più privacy e con più comfort. L'ultimo punto sulla bellezza dipende un po' da voi. In questo caso io preferisco il Frecciarossa 1000 per bellezza estetica. Tuttavia pure Italo c'ha le sue bellezze. Prima di arrivare alla conclusione vi lascio qualche clip delle due executive. Siamo in arrivo nella stazione di Firenze. Le executive sono davvero magnifiche, però per molti viaggi in treno è sufficiente l'economy. Poi, se si vuole viaggiare il massimo comfort e tutta qualità, logicamente prenderete l'executive. E questo è quanto, ragazzi. Fatemi sapere nei commenti quale executive preferite e magari prossimamente farò un video simile in cui confronterò l'aereo versus il treno. Detto questo, noi ci vediamo in un prossimo video.